Torniamo a parlare dell'abolizione dell'IMU e delle conseguenze che ci saranno e per le nostre tasche e per le amministrazioni locali, in particolare per quanto riguarda i comuni. Lo abbiamo fatto con il sindaco di Verona, segretario della Lega Veneta, vice segretario federale della Lega Nord, Flavio Tosi, a margine della segreteria politica di ieri. Ilaria Tettamanti. Sindaco Tosi, parliamo di IMU Service Tax. Lei ha detto che la cosa migliore sarebbe che andasse tutta ai comuni, però secondo lei con questo ultimo decreto che è successo? Ci sono due aspetti. Uno la copertura, perché il fatto singolare di questa, sotto questo profilo, Repubblica delle Banane, che è il nostro paese, si approva un provvedimento pesante perché vale più di 2 miliardi, non c'è il testo, perché non c'è il testo e non c'è la copertura. Okay? Quando hai un banale consiglio comunale, una banalissima giunta approva un provvedimento, c'è assolutamente il testo, ci sono i pareri. E non è che approvi un provvedimento, poi uno dice il testo, non ce lo stiamo scrivendo, perché praticamente è stato approvato un proclama e non un testo. E questo è un aspetto comunque rilevante, perché oggi ci sono i comuni che non hanno la più pallida idea di come scrivere il bilancio preventivo 2013, tant'è che si è andato tempo fino a novembre di quest'anno per approvarlo, cioè io approverò, i comuni d'Italia dovrebbero approvare a novembre di quest'anno il bilancio preventivo 2013, che è il momento in cui dovreste approvare il bilancio preventivo 2014 per capire come si è ridotti. E questo è un aspetto. L'altro, che è quello più grave, più profondo, più pericoloso, è che in realtà il timore è che adesso che introdurranno la service tax, alla fine, come sempre, ci sarà un saldo netto negativo per i comuni. Cioè, alla fine non è che ti dicono facciamo la service tax e hanno detto che peserà meno sui cittadini. Alla fine sarà una fregatura per i comuni, ovvero sia lo Stato comunque toglierà ancora e andrà a fregare i comuni, soprattutto quelli virtuosi. Allora, a questo punto sarebbe più equo, visto che c'è una situazione ancora di grande sperequazione nel nostro paese, con comuni virtuosi come quelli dei nostri territori che ricevono poco e comuni spreconi di altri territori che ricevono molto e sprecano, allora piuttosto, visto che a noi ormai arriva quasi niente, che tolgano tutto a tutti, cioè che lo Stato non trasferisca più nulla a nessuno, ma a nessuno però vero. E tutti i comuni si arrangiano con la tassazione locale. Noi dovremmo forse fare qualche sforzo in più. Però su questa partita lo Stato potrebbe risparmiare almeno 10 miliardi di euro, perché a quel punto chi oggi riceve un sacco di soldi e li spreca sarà costretto a rimboccarsi le maniche e amministrare bene. Allora a questo punto facciamo questo, perché altrimenti succede anche con quest'ultimo provvedimento e con la service tax che alla fine quelli fregati saranno i comuni virtuosi. Come si arriva a convincere Roma a fare questo? Beh, è una proposta di equità, tutto sommato, per un governo che fosse concreto ed equo, sarebbe anche una proposta conveniente, perché comunque lo Stato risparmierebbe parecchi miliardi e ci sarebbe finalmente equità per tutti i cittadini, per tutte le città, per tutti i comuni. Poi che questo passi, ecco, per quello che è l'atteggiamento di Roma, che generalmente tende a non cambiare, se non cambiare in peggio, ecco, non ho grande fiducia, però almeno che la gente lo sappia, cioè che la gente sappia che anche stavolta succederà che fregano i nostri comuni. Ultima domanda riguardo Equitalia, c'è una novità per il Comune di Verona, no? Beh, noi come giunta abbiamo deliberato la Costituzione, andrà in consiglio, verrà deliberata nel giro di qualche settimana, un paio di settimane, immagino, la Costituzione della nuova società di riscossioni locali e quindi dall'inizio dell'anno prossimo vorremmo provvedere noi alla riscossione con un costo inferiore rispetto a quello praticato da Equitalia e con dei meccanismi più legati ai singoli casi. Equitalia evidentemente è una struttura nazionale che rispetta una regola nazionale uguale per tutti, uguale dappertutto. E quindi tratta ovunque e comunque tutti allo stesso modo, quindi sia chi non vuol pagare fa il furbo, sia chi non è assolutamente in grado di pagare e comunque non potrebbe far fronte. A livello locale tu puoi invece andare a guardare caso per caso, fare le verifiche e quindi chi fa il furbo lo colpisci, chi invece veramente non ce la fa, vedi di andargli incontro, trovare una soluzione individuale. E quindi ecco, questo è il vantaggio di fare una società di riscossione locale.